Allora, non so se mi vedete. Ok. Fatemi un cenno perché io sto utilizzando un sistema nuovo e quindi non sono sicuro, non sono sicuro che funzioni tutto. Luigi, ciao. Ciao Luca. Allora, eccolo qua. Vedete che cosa possiamo fare? Che mezzi potentissimi oggi, eh? Uso subito il posto di Roberto perché così sappiamo di cosa parliamo oggi. Ciao Luca, ciao Paolo, ciao Alessandro, Marco, Paolo Sperandio, ciao. Ciao Marco Fossati. Roberto Capetti, ciao. Bene. Sì, vediamo, insomma, adesso è un esperimento nuovo, nel senso che sto utilizzando un altro sistema, che però potrebbe essere molto utile, soprattutto per il futuro. Allora, io stacco di qua, avevo messo anche il telefono con un altro account per essere sicuro, ma mi sembra che vada tutto bene. Al limite, se ci fosse qualche problema, mi dite, mi fate un segno, così. La scimmia per la GH5. Adesso vi dico un po' tutto quello che volevo raccontarvi. Intanto funziona bene questa cosa qua perché posso mettere in evidenza i post, i vostri commenti più che i post. E come vedete qua di fianco, tac, c'è anche questa cosa qua. Possiamo cambiare camera. In questo caso io ho semplicemente lasciato la mia Brio webcam, però vedete che davanti alla Brio webcam c'è la nostra amica GH5. Voilà, torniamo qui. Possiamo anche lasciare il picture in picture. Non serve. Canonista, Luca, o canoista? No, la ripresa che vedi è la ripresa fatta con la mia EOS R, però come ho spiegato nello scorso live, ho deciso quest'anno che ci saranno un sacco di video nuovi sul canale in cui tratteremo tantissimo il tema del linguaggio, del racconto, di come diventare bravi videomaker a prescindere dalle attrezzature, quindi sembrerà paradossale, però ho deciso di in parte di tornare a un amore, diciamo, del cuore che è la GH5, perché insomma ci voleva, dovevo assolutamente riaverne una, e poi ho aggiunto anche la 7.3, semplicemente perché in questo modo, secondo me, riesco a essere più vicino alle esigenze di chi mi segue su YouTube, di tutti gli allievi che ci sono adesso iscritti ai corsi, eccetera, perché ovviamente ognuno di voi ha delle macchine diverse. Queste sono le macchine che vanno per la maggiore, quindi io preferisco averle un po' tutte in modo che quando qualcuno di voi ha bisogno di approfondire su un certo tema sono più fresco perché ovviamente le macchine, la GH5 io la conosco come le mie tasche o quasi, però è meglio sempre averne una a disposizione perché quando ho a che fare magari con gli allievi c'è modo di confrontarsi meglio sul tema. Cambiato un po' il set, dici Anselm, perché no? Il set è sempre lo studio è sempre uguale. È cambiato il sistema di trasmissione, per cui quello sì. Sto usando un nuovo software che mi sembra molto promettente. Su Mac non c'erano tante opzioni, secondo me, user friendly. Questo qua è veramente molto molto comodo, ma ve ne parlerò perché quest'anno credo che sarà importante parlare di una serie di novità anche dal punto di vista tecnologico per elevare un po' il livello, a prescindere da quello che fate, come sto continuando a ripetervi, appunto c'è la necessità di entrare molto di più nel mondo della tecnologia per noi videomaker, nel senso i nostri canali di diffusione devono esserci. Non deve esserci dubbi, non ci devono essere dubbi per nessuno, abbiamo bisogno di essere su YouTube, dovete fare il vostro canale, dovete pensare a inserire contenuti, dovete pensare a fare delle dirette per voi o per aiutare i vostri clienti a capire come si fa. Voi sapete che noi ci mettiamo al servizio degli altri per raccontare con le immagini, però dobbiamo anche diventare dei bravi consulenti per aiutare le aziende o i nostri interlocutori
a fare questo, e quindi dobbiamo dargli tutta una panoramica di possibilità affinché loro possano ovviamente attraverso il video fare il meglio possibile. Quindi guardate, non trascurate questo aspetto, perché noi siamo videomaker, sì, ma dobbiamo anche diventare dei bravi consulenti per far capire quali sono gli strumenti, come utilizzarli al meglio. Avete visto, io per esempio, con la fortuna che sono 3 anni che più o meno faccio corsi online, in questo periodo disgraziatissimo ovviamente ho continuato a fare quello che facevo, quindi non sono rimasto tanto, come dire, insomma, colpito tanto da questa cosa, perché avevo già gli strumenti per poterlo fare, quindi avevo già il know-how per poter utilizzare gli strumenti al meglio. Ed è una cosa che deve essere normale per tutti. Avete visto quanto la comunicación comunque attraverso il video è decuplicata, non a causa, dico, del coronavirus, ma negli ultimi anni è successo questo. Quindi noi dobbiamo sapere bene come utilizzare gli strumenti e a 360 gradi, sia che lo facciamo per noi, per la nostra passione, per il divertimento, eccetera, eccetera, sia che lo facciamo per aiutare appunto qualcun altro. Allora, mamma mia quanti commenti, non sono abituato a vedermi tutti così. Allora, intanto mi sono anche perso un po'. Antonio Salvalaggio, ciao. Sonia Morselli, Raffaele Conti, PG Flender, Valerio Funghi, Bruno Iepariello, Enrico Benatti, ciao Enrico. Ci sono moltissimi allievi che stanno facendo il corso Training Membership Program, quindi vi ringrazio per esserci oggi qua. Prima di finire, per chi non è già allievo, ho deciso di darvi un, visto che questa è l'ultima live, speriamo che le settimane a venire siano settimane un pochino più di tranquillità e di pace finalmente. Per cui vi farò una super proposta, di un super sconto per chi non è ancora iscritto, di modo che se avete voglia di vedervi tutte le live che ci sono ancora fino a luglio, tutti gli incontri che faremo, tra poco poi vi darò un ulteriore codice sconto, però vi lascio già comunque il sito. Bam! Abbiamo anche questa roba qua pazzesca, che adesso me la metto sulla testa così copro un po' anche la calvizie. Qua va bene, no? Sì. Ok, va bene. La lascio qua, se dà fastidio la tolgo. Allora, no, non sto utilizzando OBS, sto utilizzando ICAM con due M finali. Luigi Tasselli, Domenico Valente, ciao. Raffaele Conti allora vediamo un po', partiamo da un po', poi torno su Roberto che vuole cambiare la M50 con la GH5. Allora, Raffaele Conti dice, anzi facciamo così, mentre parliamo di una cosa la mettiamo in evidenza. Con obiettivi Canon, con obiettivi con attacco EF, c'è il Metabone, che è speed booster, il Metabone speed booster, che è un adattatore ma è anche un convertitore di focale, anche una lente, perché è una vera e propria lente. C'è anche quello della Viltrox, questa in questo momento, quello che vedete qua, ha l'adattatore Viltrox. Poi ne parliamo nel dettaglio, ma questa cosa che vedete qua è il Viltrox M2, la seconda versione, sul quale possiamo attaccare delle lenti EF. Costa decisamente meno del Betabons, però per la mia esigenza va più che bene. Sì, necessita, per utilizzare lenti Canon, di avere appunto un adattatore, che però non è soltanto un adattatore. Ne parliamo perché io ovviamente, come vedete, non ho... Questa ve la lascio, va? Ok, questa qua ve la lascio, perché questa piccola inquadratura bassa. Parliamo degli ISO, parliamo delle basse luci, parliamo dei punti deboli, parliamo dei punti di forza. Perché, Domenico Valente, se parlo soltanto di GH5 chiudi? Dici la verità. Allora, va bene. Mimmo Marazzia, ciao. Luca, perché forse è la più venduta senza spendere una follia. Esatto, hai centrato perfettamente.
Allora, diciamo intanto questa cosa qua, perché forse è l'elemento discriminante. Rapporto qualità-prezzo a livello assoluto, non esiste nulla che abbia così tanto a questo prezzo. Io l'ho presa la settimana scorsa su Amazon. L'ho preso su Amazon perché avevo bisogno di correre, di fare delle prove. Avrei potuto tranquillamente prendere anche in negozio, ma l'ho presa su Amazon. Non sono riuscito a prendere in negozio e l'ho pagata 1050 euro. Quindi capite che cioè non c'è proprio discussione sul prezzo. Allora, lasciatemi però fare un attimo una premessa. Io non ho rapporti alcuni con Panasonic, Sony e Canon, nel senso io non conosco nessuno di nessuno dei brand, per cui quando parlo delle macchine, vorrei ribadirvi questo concetto. Lo faccio semplicemente per cercare di, condividere con voi dei punti di vista, per dire cosa può essere meglio, cosa può essere peggio, soprattutto a seconda delle esigenze che hanno le singole persone, perché ovviamente ognuno di noi ha delle esigenze diverse. Può sembrare che una macchina, anche disponendo del budget, sia meglio di un'altra, invece talvolta no, perché per quell'uso particolare che devo fare io, quella macchina lì potrebbe essere la macchina sbagliata. Quindi, sbaragliato il campo da questo aspetto, io parlo delle macchine, insomma, per condividere con voi delle cose, non ho nessunissimo rapporto con nessuno, per cui vi parlo proprio serenamente di questo. Io ho utilizzato Panasonic più o meno dal 2000 e dall'uscita della GH2, prima mirrorless, e mi sono sempre trovato molto bene. Naturalmente sono arrivato fino a GH5, che ho avuto per parecchio tempo. Dopodiché ho fatto delle scelte, ho scelto di passare a Canon per una questione puramente di pasta, quindi di colori e per un certo tipo di caratteristiche che in quel momento lì erano per me cruciali e fondamentali. In quel momento lì, lo sono ancora adesso in parte, però alcune esigenze sono cambiate, quindi capite che col tempo le esigenze possono cambiare, i gusti possono cambiare. Dal punto di vista della pasta e del colore continua a piacermi Canon più di tutti gli altri. Però adesso siamo in un momento particolare in cui se io devo naturalmente essere in qualche modo di aiuto soprattutto alle persone che stanno iniziando il loro percorso in ambito video, devo darvi dei consigli o dei punti di vista che possano in qualche modo aiutarvi. Il punto di vista sulla GH5 continua a rimanere quello di una stima incredibile nei confronti di questa macchina, perché comunque ha delle caratteristiche che sono assolutamente imbattibili. Ci sono macchine oggi che non hanno ancora alcune delle caratteristiche di cui parleremo adesso, di conseguenza questa è la ragione per cui ho deciso di partire dalla GH5. Ho deciso di partire dalla GH5 perché parliamo comunque di 1000 euro, quindi una macchina tra tutte le top degli ultimi, diciamo, 3-5 anni è senz'altro quella più competitiva in assoluto, ok? Quindi questo dovrebbe essere l'elemento centrale che vi fa capire da quale punto di vista stiamo prendendo il discorso oggi. Allora, vediamo un po' se c'è qualche domanda in particolare, qualche dubbio in particolare, se no io vi faccio poi un elenco mio personale. Piacerebbe anche riuscire a capire. No, però non è possibile da qua. Ah sì, ok. Va bene. Allora, la differenza sostanziale tra, per rispondere a Giuseppe Bonelli, la GH4 era una macchina strepitosa, a partire dalla GH2, GH3, questo ragazzo russo aveva fatto degli hackeraggi pazzeschi che riuscivano a far sì che la macchina registrasse dei file con dei megabit spaventosi, anche se non uscivano di fabbrica con quella caratteristica. Con GH4 e GH5 Panasonic stessa ha deciso di dare la possibilità di avere questi file di qualità elevatissima, tant'è che su GH5 c'è il 4K 10 bit 422 400 megabit, che è un file incredibilmente bello, no? È un file unico perché considerate che su quella macchina, ah, tra l'altro devo ricordarmi di dirvi una cosa importante perché ho visto una domanda sul 4K, sul cinema 4K della GH5. Cinema 4K
60 fotogrammi al secondo, 422, 10 bit, è veramente una roba pazzesca. Cioè, è una roba incredibile per una macchina che oggi ha questo prezzo. Quindi è una macchina, ovviamente, accenniamo alcune delle caratteristiche fondamentali. Vi ho detto, cinema 4K, quindi non il 4K base, ma il 4096, non 3860, 4096. 60 fotogrammi al secondo, 422, 10 bit, non, è un'esigenza esagerata il 10 bit, però comunque c'è. La possibilità di registrare video 5K, perché sulla GH5 c'è l'anamorfico 5K, che vuol dire che voi registrate in un formato rettangolare, perché è un formato quasi quadrato, perché esattamente la misura di pixel è 4992x3744. Questo è il crop, scusate, il 5K sulla GH5. Ora, cosa succede? Che se voi registrate in quel formato avete comunque un 4900 e passa, che se poi andate a mettere sul 4K vi ritaglierà una parte dell'immagine, però capite che quelli di voi che sono già un po' più esperti dal punto di vista dell'editing, della post-produzione, eccetera, sanno che con quel file io posso fare degli aggiustamenti, posso fare dei lavori di grafica, di post-produzione, che mi danno un sacco di margine, perché se io ho un 5K e lo allargo per fare dei movimenti è tanta roba. Sulla GH5 c'è questa cosa, ok? Che è estremamente importante. Una stabilizzazione probabilmente compete un po' Olympus e la G9, che è sempre di Panasonic. Non c'è nessun'altra stabilizzazione simile a quella della GH5. La GH5 ha una stabilizzazione veramente formidabile. In più, non ne parlano tanto, però c'è anche questa funzione che è il IS-Lock, che è una delle tante funzioni di stabilizzazione che ha, oltre alla stabilizzazione sul sensore, che fa un'ulteriore stabilizzazione al centro per chi fa fotografie con gli zoom lunghi, eccetera, che però è un ulteriore aiuto in più, oltre alla stabilizzazione elettronica molto buona, oltre alla stabilizzazione sui 5 assi, che ovviamente sapete già che esiste su questa macchina. Mi sono segnato alcuni punti perché ce ne sono 250 che sono importanti da dirvi, però ecco, per esempio questo, ho utilizzato più o meno tutte le camere. L'app che ha Panasonic non ce l'ha nessuno, l'app con le funzionalità, con la praticità d'uso di quella di Panasonic non ce l'ha nessuno, cioè controlli la macchina completamente in remoto dall'app e funziona bene per davvero, quindi non è un forse, un quasi, è veramente un'app che funziona molto molto bene, non è una cosa trascurabile in alcuni contesti, è estremamente, estremamente importante questa cosa. Vi ho detto degli S-Lock, dopo vi voglio parlare anche di alcune funzionalità che possono sembrare dei cosiddetti gimmick, un po' delle cose secondarie, ma in alcuni contesti possono risultare molto utili. Le hanno pensate 3 anni fa su una macchina che allora non aveva niente di competitivo da quel punto di vista. Per esempio il ritaglio 4K, che è appunto questa cosa per la quale in 4K voi avete la possibilità di selezionare una scena, no? Potete dire alla macchina prendimi un rettangolo all'interno del 4K, prendimi un'inquadratura Full HD e poi da questa inquadratura ti vai a spostare in un'altra inquadratura Full HD all'interno del 4K. Quindi avete un movimento di camera interno preprodotto che per alcune cose, per esempio se fate video di prodotti eccetera, può risultare utile, una cosa estremamente pratica. Si può fare anche in post-produzione, certo che si può fare in post-produzione, però è una cosa in più, esattamente come il focus pulling automatico, cioè potete mettere a fuoco un oggetto e poi dire alla macchina da sola di fare il puntamento, il fuoco sul secondo oggetto. Adesso andiamo a parlare del fuoco perché forse è la cosa più importante di cui discutere. Allora, vediamo un po' se ci sono altre domande. Non so se Giuseppe Bonelli ti ha risposto, però in sostanza è la GH5 ha questa evoluzione ulteriore nella qualità dei file, ha la stabilizzazione, una stabilizzazione strepitosa che la GH4 non aveva. Ecco, vedi Paolo Sperandio a 7.3 e GH5, che mi sembra un abbinamento ottimo. L'altro giorno ho fatto un po' di prove, zero problemi ad accoppiare i due file, proprio zero. La color si può fare, viene praticamente identica. Quindi grandissimo vantaggio, perché ormai
Il fatto di lavorare con macchine che sono state con case produttrici, sia Sony che Canon che Panasonic, che sono riusciti a regalarci file di questa qualità, di questa profondità, soprattutto questo di Panasonic o il 400 megabit anche di EOS R, ci consente poi di lavorare dopo con la Color, per cui se non è domani e dopodomani mattina, la possibilità di matchare i colori delle camere sarà un non problema. Mitica GH4, veramente. Perché hai un messaggio di sirena sailing sullo schermo? Non lo so, questo è il dubbio di come funziona. Perché sto usando The Off-Road Family, sto usando un sistema per lo streaming che potrebbe magari aver generato qualche problema. Mauro, ciao, dal fatto che vedo un aereo significa probabilmente che sei Mauro Martintoni. Che mi fa molto piacere. Allora, faccio chiudere subito questa cosa qua, almeno ho messo di nuovo come in tutti gli streaming che faccio, tutti gli streaming, sì, ciao, tutti i live che faccio, vi metto di nuovo un codice di sconto, così se volete iscrivervi al corso, sappiate che domani sera abbiamo la se lezione 16. Live, quindi ci troviamo alle 8:30, ne abbiamo ancora 11 o 12 di lezioni live, quindi ne avete ancora un sacco. Vi potete vedere registrate le lezioni precedenti. Se utilizzate i codici di sconto che vi lascio ancora oggi e magari anche domani, tutti quelli che si iscriveranno tra oggi e domani, c'è ovviamente anche il manuale del videomaker in regalo e facciamo anche un'ora insieme di diretta, perché arrivate, chi si iscrive adesso naturalmente arriva molto tardi sul corso, quindi riesce comunque a vedersi tutte le lezioni registrate, però volevo rendermi disponibile e ci facciamo un'ora noi insieme, sarete in due, sarete in tre, sarete in quattro, non so in quanti vi iscriverete, però insomma sappiate che c'è questa mia disponibilità, che vi confermo, però si è rimpicciolito da solo questo. Allora, il sito è quello che vedete, votraining.org. I codici sconto, se andate poi alla cassa, sono questi due qua, quelli che dovete mettere. Sapete quando c'è il carrello alla fine, insomma, vabbè, tanto lo sapete benissimo. E poi quando so chi siete e quanti siete, facciamo questa cosa vi mando una mail e ci facciamo un'ora di live insieme, di modo da così anche di scambiare quattro chiacchiere, conoscerci, vedere se. In che modo posso aiutarvi a entrare nel mondo del videomaking o a perfezionarvi nel mondo del videomaking. Allora, Gervasio Production, ho una GH5, l'adattatore viene montato senza nessun problema al corpo, mentre l'ottica all'adattatore si monta ma non dà lo scatto di sicurezza. Secondo te perché? Non so dirti, non so assolutamente dirti, nel senso che non. Boh. Ottica AF Nikon, non ho idea. Può dipendere dall'adattatore, può dipendere da tanti fattori, però è un elemento, è un problema tecnico che mi è difficile dirti Gervasio Production da qua perché non. A73, ma adesso ho il pallino della XT4. Purtroppo noi viaggiamo molto per pallini, abbiamo tanti pallini, ci affezioniamo a una casa, all'altra, ci innamoriamo di una marca o dell'altra. Io ti posso dire per certo che la A73 di cui abbiamo già parlato. La 73 è una macchina veramente meravigliosa, cioè questo trio Panasonic, EOS R, A73, uno non si sbaglia di sicuro, Matteo. La XT4, come dicevo nei giorni nell'altra live, è un'ottima macchina anche. Io semplicemente non mi sono ancora tanto impallinato di Fuji, se non. Cioè, posso dire di avere una grande ammirazione perché è palese che stanno facendo un lavoro enorme lato video. Probabilmente anche quella è un'ottima macchina da comprare, anche perché ha tutto, anche lei. Scusate, ma non prendo un po' di caffè. Ha tutto anche la XT4, sembrerebbe essere un'ottima macchina. Io aspetto ancora un pochino ad esprimermi, però sto vedendo delle cose molto belle. Ha un file molto 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 marcato, cioè è molto riconoscibile,
Però se piace, ovviamente c'è questo Eterna che è veramente molto bello. Ciao Danny Deck. Ah, ecco, mi scorre. Ok. In ISO alti mi viene da piangere, quindi parliamo un pochino dei punti deboli anche della Jack 5. Allora, certamente non è forte per le prestazioni in basse luci, perché ovviamente a 1600 ISO già ci dobbiamo fermare. Non è la macchina adatta se abbiamo quelle esigenze in particolare, no? Quell'esigenza però non è soltanto lavorare in basse luci, perché molto spesso c'è un po' di confusione su questo aspetto, cioè sì, è chiaro che con la 7.3, le prove che ho fatto anche in settimana, confronti che ho fatto con altre macchine, confermano appunto quello che tutti sappiamo, la 7S era ancora meglio, quindi quando arriverà la 7S3 probabilmente potremo fare i video al buio completo, che però non è quella ovviamente la funzione della macchina. La cosa molto interessante è che chi lavora con il deep focus, cioè se vi piace molto... Se vi piacciono molto quelle immagini in cui avete tutto a fuoco su tutti i piani, no? Ovviamente per fare quella cosa lì avete bisogno di chiudere il diaframma. Quando chiudete il diaframma può essere utile per bilanciare e tirare sugli ISO, quindi non è che gli ISO servono soltanto quando siamo in un contesto di basse luci, ma anche quando decidiamo di utilizzare delle tecniche piuttosto che altre. Quindi in quello ovviamente Sony ha battuto tutti, è indiscutibile. La GH5 non si contraddistingue per questo. Detto ciò, bisogna valutare bene per che cosa serve la macchina. Ci sono un sacco di autori, prendiamo Ryan Harris che è uno dei tanti, però se lavorate con lenti non native, ma anche le lenti native, perché ce ne sono alcune interessanti, con aperture tipo 1.4, 1.2, c'è la Voigtlander Nocton che fa addirittura gli 0.95, recuperate magari quegli stop che non riuscite a prendere perché con gli ISO andando su avete molto rumore. Però è chiaro che non è una macchina che compriamo per le prestazioni in basse luci, quello non è certamente l'elemento vincente. Però capite che la 7.3 costa un bel po' di più, è una macchina full frame chiaramente, quindi è una macchina anche un po' più impegnativa dal punto di vista del costo delle lenti in generale, anche se ci sono comunque lenti economiche. Ma la mia intenzione non è quella di fare un raffronto qui, quella piuttosto di dirvi le ragioni per le quali bisogna puntare gli occhi su questa macchina. Per esempio, il 4K60 sulla Sony non c'è, quindi un 4K molto 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 bello che può girare a 60. A proposito del 4K molto bello 60, voglio dirvi che se voi state nel formato PAL, cioè quello europeo, quello standard, ve lo faccio vedere magari, ve lo faccio vedere perché per qualcuno magari non è una cosa così scontata, mi perdoneranno quelli che già sanno questa cosa, però io preferisco farvela vedere così. Allora, spostiamo soltanto un attimo l'inquadratura. Mamma mia, bellissima la webcam, eh? Mamma mia, pazzesca, stupenda. Allora, non so se vedete a fuoco, sì, ok. Dunque, nel menu, ok, qua siamo in qualità di registrazione, niente di meglio. Ok, facciamo così. Allora, 1920, qua siamo in PAL, vedete 50p, 422 10 bit, vedete che il 4K è 3840, ok? E questo è lo standard europeo, PAL, ok, ci sono tutti, c'è il 4K, c'è il 4K 50, eccetera, eccetera. Però se voi non andate a modificare la frequenza di sistema e andate a mettervi sul 24 o sul formato NTSC, spegni e riaccendi, non avete accesso all'altro 4K che è il Cine 4K, vedete? Il Cinema 4K c'è soltanto se cambiate la frequenza di sistema. Quel 4096 non lo vedete se state in PAL, ok?
Allora, 4096 per 2160, 24 fotogrammi al secondo, 422, 10 bit e 400 megabit, è veramente, veramente una bomba di file. Però ricordatevi questa cosa, se non vi spostate dal PAL a NTSC o 24 fotogrammi al secondo, non vedete il cinema 4K. Vi sembra che non ci sia, ma in realtà c'è. E sono da un'altra parte. Allora, oggi ero praticamente certo che ci sarebbero state pochissime persone perché pensavo che molti avessero già iniziato ad uscire. Domenico Valente, non sbagli, è comunque una buonissima macchina. Altri prezzi, la roba la cosa interessante è che questa macchina qua, la GH5, in questo momento diventa accessibile anche per chi ha un budget un pochino più limitato. Capite? Questa cosa è rivoluzionaria perché vuol dire che molte persone, magari ragazzi anche più giovani, con un budget un po' stiracchiato, che però hanno delle cose da dire, delle cose da raccontare, hanno accesso a una macchina che adesso ha veramente tutto, no? E di conseguenza si può sperimentare, possiamo tutti sperimentare a dei livelli leggermente più alti in termini di qualità dello strumento. Poi ricordatevi che la base è sempre il racconto, la storia, senza quello non funziona assolutamente niente. Però avere accesso a una macchina che ci dà già un file di una qualità altissima, perché quando ho un bel 24 fotogrammi al secondo, 4K, 422 10 bit, veramente. Veramente il file non ha più giustificazioni, quindi la qualità del file è enorme. E a quel punto lì, naturalmente, bisogna mettere in gioco la nostra capacità di raccontare. Quanto costa il negozio? Penso che costerà 1.300, penso che qualche offerta si trovi. Se c'è qualche, non so se in questo streaming c'è qualcuno dei vari gruppi, dei negozi, eccetera, però se ha qualche offerta da fare a tutti quelli che partecipano al canale, io sono soltanto contento. Cioè, se qualcuno arrivasse e dicesse: ho 10 GH5 a 1.000 euro, siamo tutti contenti. Nel 2020 ha senso il micro 4 terzi? Per me sì, Carmelo, assolutamente sì, non ho alcun dubbio. Non c'è nessuna. Non vedo proprio la competizione, perché la competizione si sta spostando su un altro piano, sul piano della capacità delle case di produrre file altamente realistici, qualitativi, con una buona profondità di colore. Poi certo alcune regole di gestione dell'inquadratura sul full frame sono diverse rispetto al micro 4 terzi, però non dimentichiamoci che il riferimento nel cinema non è il full frame, perché il cinema lavora col Super 35, che è una via di mezzo tra la PSC e il full frame, anzi è molto più vicino alla PSC. Quindi non è un limite soltanto se ce lo poniamo. È chiaro che bisogna ragionare diversamente sugli angoli rispetto al full frame, però non è che quando girano la stragrande maggioranza del cinema che potreste avere in mente in questo momento è stata girata con Super 35. Non è che si pongono il problema del fatto che una lente da 30 si comporti in realtà come 29. Questa cosa delle conversioni, insomma, è una roba che lascia il tempo che trova, nel senso che quando io ho una lente che mi riproduce un angolo e una certa profondità di campo, vuol dire che io voglio quella cosa. Che poi su micro 4 terzi, su APS-C è un 20 e su full frame è un, che ne so, un 16, va bene, ma non è un problema quello. Cioè, è solo un problema di switch mentale, non ci sono, non avrei nessun, io non, oggi io non avrei nessun problema a lavorare con un micro 4 terzi. Potrei avere un problema se sono uno che lavora prevalentemente in ambienti in cui non ho luce. Due, se fossi uno che ha bisogno di avere un autofocus strepitoso, perché l'altro punto negativo, ci sono due elefanti nella stanza. Le basse luci, la GH5 non è proprio il massimo da questo punto di vista, ma non è il massimo semplicemente perché la confrontiamo con Sony, perché prima che ci fosse Sony questo problema non esisteva. Cioè, non è che nel cinema
cioè quando tiravano la sensibilità della pellicola, non è che arrivassero ai livelli a cui arriva oggi la 7.3. Ma il punto non è tanto quello, è che dobbiamo capire se noi siamo persone che hanno bisogno proprio di lavorare in basse luci. L'altro elefante nella stanza è l'autofocus, che certamente non è quello di Canon e non è quello di Sony. Devo dire che con la versione 2.6 e con due regole, proprio due da seguire nelle impostazioni della macchina, è molto migliorato l'autofocus. Non è quello che ci ricordavamo io Paolo Sperandio, per esempio, su GH4, GH2, non, è molto migliorato l'autofocus. Non è certamente quello di Canon che vedete qua davanti, cioè non è questo autofocus qua, ovviamente, e non è neanche quello di Sony. Però comunque non c'è nemmeno da fasciarsi la testa. Certo, se siete, che ne so, quelli che hanno bisogno dell'autofocus cecchino, non è la GH5, non è la GH5. Però ha tantissime altre cose in più. Tra l'altro, a proposito di cose in più che vi volevo raccontare, che secondo me è una cosa carina, come faccio a farvelo vedere? Vi metto il link, vi metto semplicemente il link. Molti di voi che sanno che l'esposizione può essere fatta attraverso il false color, adesso. Non sto per dirvi che sulla GH5 c'è il false color, ma c'è un LUT che simula il false color. Cioè, sapete che sulla GH5 in Vlog, quando girate in Vlog, ovviamente avete l'immagine molto, 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 come dire, diluita, no? Per cui la GH5 vi consente di mettere un LUT che vi fa vedere quello che state registrando un po' meglio, no? Uno di questi LUT, adesso vi metto qua il link, è un false color, quindi voi mentre utilizzate questo LUT avete la possibilità di misurare l'esposizione molto molto bene. Magari alcuni di voi non sanno di cosa si tratta, però è un sistema per misurare l'esposizione estremamente efficace nelle varie parti dell'immagine. Vi consiglio di scaricarlo, soprattutto se lavorate con il Vlog della GH5. Allora, ho visto al volo prima passare. Ah beh, ovviamente Roberto Tartaglia, certo, c'è la GH5S, l'hanno fatta apposta, sapete che sia GH5 che GH5S sono sostanzialmente la stessa macchina, però su GH5 non c'è un altro sensore, ovviamente, non è stabilizzata, però ha il vantaggio di poter lavorare molto 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 bene con le basse luci, molto meglio, ovviamente, però è un altro prezzo, quindi oggi il tema è la bomba GH5, perché ovviamente GH5 adesso il prezzo che ha è veramente molto interessante. Giuliano, che SD consigli per lavorare bene con i file già GH5 fino a 400 megabit? Guarda, allora io ti posso dire che oggi avevo una. A un certo punto ho messo dentro una card che è talmente vecchia che non so nemmeno. Comunque, Sony, Bang. Facciamo così. Anzi, facciamo così, boom. Questa ho visto che è infallibile tra quelle che ho utilizzato in questi giorni. Questa è stata del tutto infallibile sui file, quelli proprio super potenti. E poi queste hanno sempre funzionato bene. Più qua, volevo fartele vedere, ma comunque le SanDisk X Pro, scusatemi, è che si è persa l'inquadratura e mi si è aperto Final Cut, non so perché. Comunque, queste le Lexar, però devono essere un pochino corpose. Questa andava piuttosto bene, queste andavano piuttosto bene, guardate come sono usurate. Però recenti, che ho preso recenti, quelle lì vanno benissimo. Queste no, queste mi hanno dato qualche problema, questa qua andava benissimo. Naturalmente se prendi quelle più recenti meglio. SanDisk X Pro senza nessun problema. Senza nessun problema.
Io non ho mai avuto bisogno di prendere poi quelle anche le V60, le V90. Non... Allora, usata pochissimo e posso farti parlare con il negozio dove ho acquistato, garanzia FOV. Quindi state facendo un mercato parallelo qua. Come fai a ottenere uno sfocato così con quello che hai ora nel video? Allora, quello che ho ora nel video non è la GH5, è la... Tra l'altro l'ho lasciata in autofoco, in fuoco manuale. E la Canon EOS R. F2.8. In questo momento è F... No, è F3.2 tra l'altro. Ma perché infatti non è... Cioè... Questo è F4. Questo è F5.6. Sì, sto togliendo luce, d'accordo, però vedete che c'è ancora dietro lo sfocato, non è che... Se andate a vedere l'ultima intervista di Roger Deakins, vi dice che ha girato 1917 tra F4 e F6, quindi non dobbiamo neanche impazzire con questa roba dell'F. È chiaro che per la luce sì, però lo sfocato c'è già. È chiaro che dipende poi dalla lunghezza focale, eccetera. Per quelli che sono ancora un po' in difficoltà, andate a farvi un po' di simulazioni qua su DOF Simulator, cercate voi, perché appunto non è che bisogna per forza lavorare con lenti da 1.4 per avere lo sfocato, dipende da altri fattori, anche da altri fattori. Allora, ci fai vedere le novità del fuoco con aggiornamento nuovo? No, non ci sono delle novità particolari, c'è semplicemente una performance migliore, soprattutto con le lenti native. Io vi posso fare vedere, in realtà non vi posso fare vedere niente, posso farvi vedere quello che fa con l'adattatore, che non è proprio il massimo, però io non utilizzo l'autofocus. Ho visto, non ho più lenti Panasonic, quindi non posso neanche farvi vedere come si comporta. L'autofocus per me è un problema fino a un certo punto, nel senso che io ho sempre lavorato anche senza l'autofocus, quindi per me quando faccio delle cose di vlogging è molto comodo perché giro la macchina verso di me con la EOS R, non mi pongo neanche il problema se funziona o non funziona. Funziona al 100% l'autofocus della EOS R. È chiaro che non sarebbe la stessa cosa con la GH5, però la faccia la tiene bene. Al limite ha un po' di imperfezioni, come vi spiegavo, sullo sfondo, sulle luci, vedete che fa un leggero movimento, la faccia la tiene bene, soprattutto con le lenti native. Con le lenti native è molto buona, non perfetta, ma molto buona. Però vi preparo un video su questa cosa, magari ad hoc. Thomas Turbasto, ciao, mi saluti? Certo che ti saluto. Ciao Thomas. L'Alexa 1000 da evitare. L'Alexa 1000 no, assolutamente, certo, Tony. Assolutamente d'accordo. SanDisk X Pro. Extreme Pro. E dipende, Natalino, dipende da cosa devi fare. GH5 o Sony Serie Alpha, intendi A7 III? Sì. Quelle sotto no. Non vedrei tanto la ragione di... Cioè, hai 1000 euro la GH5. 1000, vabbè, diciamo 1100, 1200, 1300, no? Metti che riesci a trovare una bella occasione. Da lì io, per esempio, la 7.3 l'ho presa praticamente nuova, usata pochissimo, l'ho pagata 1450. Capisci che è un usato, non è un nuovo, però se puoi andare sulla 7.3, se hai esigenze di un autofocus perfetto, se hai esigenze di riprese in basse luci, a 7.3 sicuramente. Per tutto il resto ci sono tante cose. Per esempio, non sono proprio innamoratissimo della stabilizzazione. C'è nella 7.3, però non è come questa, non c'è proprio paragone. Allora, Valerio Vass, eccoti qua. Ti ho messo qua in evidenza perché secondo te ha senso prendere una G9 adesso? Motivo: prezzo più basso rispetto alla G5. Se trovi una bella occasione, la G9 adesso è per l'80% come la GH5. Con l'ultimo firmware, la Panasonic, la G9 l'ha ribaltata completamente. Ha un autofocus anche forse un pelo migliore e la stabilizzazione anche un po' migliore.
Le foto è una macchina più fotografica, quindi ottimizzata adesso nel video, hanno fatto praticamente cioè una commistione perfetta di fattori, quindi può essere una bellissima condizione, una bellissima macchina se la trovi a una condizione particolare, ecco. A un bel prezzo sicuramente da prendere. Sì, Valerio, te la consiglio. Francesco Russo, ciao Francesco. Sì, sono d'accordo Francesco. La GH5S è ideale, un budget ridotto, 1300-1400, se però vuoi una macchina stabilizzata, sì, non va bene. Quindi sì, assolutamente sì, basse luci, chi la usa per set, video musicali, è completamente attrezzato, gimbal, eccetera, non avrei dubbi, GH5S. Se invece la usiamo molto per video di viaggio, video tuttofare 360 gradi, forse guarderei più facilmente la GH5. Per chi fa. Sì, esatto quello che ho detto. Sì, set cortometraggi, non hai bisogno certo della stabilizzazione a mano. Francesco Russo, sono totalmente d'accordo con te. Sto usando Viltrox, non confondiamo però, sto usando nel senso la GH5 che vedi ha sopra il Viltrox, però le riprese non le sto facendo con la GH5, le sto facendo con la EOS R, magari la prossima la facciamo direttamente con la GH5. Antonio Salvalaggio, GH5 con 10-25 1.7 che è una lente bomba pazzesca, sì. Certo, è anche molto molto costosa, però diciamo che con quella lente lì hai praticamente tutto, perché poi non dimentichiamoci che su GH5 c'è questa roba che si chiama Extele Crop, no? Cioè è un crop che se lo fate quando siete in 4K comunque avete un'immagine fantastica e adesso non abbiamo il tempo, però può essere un sistema interessante per mettere in atto alcuni trucchi di ripresa, purtroppo ne ho parlato un po' tardi, però comunque facciamo magari poi un video apposito. Ma l'Extele utilizzato in 4K, che quindi vi garantisce anche un'immagine di qualità molto alta, può essere un colpo d'astuzia perché ci consente di fare delle cose un po' particolari per quanto riguarda sopperire al delta della profondità di campo. Vabbè, adesso non vi faccio un discorso troppo. Comunque sì, deve essere una lente meravigliosa da utilizzare come tuttofare perché 1.7, 10-25, quindi è come avere un 20-50, escursione fantastica. Allora, Canon EOS M50 per video continuo a consigliarla perché comunque sia costa la metà di questa con la lente, la metà di questa. Quindi è una macchina perfetta come entry level e ha tutto quello che ci serve, a un prezzo assolutamente ragionevole, ha l'autofocus della Canon e quindi vlogging, video di viaggio, piccola, compatta, portatile, la possibilità di mettere un adattatore che ci consente di usare qualsiasi lente, quindi la M50. Ottima per il video, io l'ho usata tanto, ce l'avevo in studio come macchina, come muletto, è veramente mi verrebbe da dire un bel giocattolino, ma non è un giocattolino, è un po' di più. Consiglierei ancora GH4? No, a meno che non la trovi a un prezzo proprio che te lo tirano dietro e che ci fai cose tipo appunto per le quali non ti serve, non lo so, la stabilizzazione, non ti serve un autofocus. Se ti serve, se la trovi a un prezzo veramente molto basso, sì, perché fa dei file molto molto belli, però devi avere stabilizzatore esterno, non devi avere l'esigenza di lavorare troppo in basse luci, però il file che ti produce sono ottimi file. Lenti anamorfiche, assolutamente sì, su GH5. Ti posto magari poi sotto al video alcuni link. Se non lo faccio, ricordamelo. Ci sono delle lenti anamorfiche abbordabili. Quindi sì, ne vale la pena. Perché ovviamente
quel 5K che ti dicevo prima, è proprio fatto apposta per essere poi compresso e diventare l'anamorfico, quindi ne vale la pena, assolutamente sì. Antonio, hai acquistato il corso, bravissimo, sono molto contento. Antonio Mazzuto, mi fa piacere. Mi raccomando, perché c'è questo Giuliano 35 e Giuliano 20 sono i due sconti. Probabilmente trovate ancora oggi il 35, non ne ho messi tanti. Il 20, il Giuliano 20 lo trovate ancora per un po', però il 35 sono 50 e passa euro, mi pare. Sì, Antonio, allora ti faccio l'ingresso. Hai visto che ci sono le istruzioni per entrare nel gruppo Facebook, che tra l'altro... a tutti quelli che sono qua in questo momento del gruppo, insomma, vi ringrazio perché sto vivendo un momento molto piacevole dal punto di vista della formazione, perché si è formato un gruppo fantastico, siamo oltre 100 allievi e c'è uno scambio molto molto interessante, molto stimolante tra di noi ovviamente, ma anche soprattutto tra di loro, che si scambiano ovviamente informazioni, progetti, condivisioni. Vedete, già banalmente, io una roba che vorrei poi riuscire a fare anche attraverso il canale. Vi ho detto, per tutti i videomaker è importantissimo avere questo benedetto canale YouTube. Molti non partono perché dicono, vabbè, però il mio canale per me... Sì, sì, perché voi dovete far sapere cosa fate come YouTuber, come videomaker, no? Nel momento in cui avete il vostro canale su YouTube e la community diventa una community grande, a me piacerebbe dire, ok, siamo in 10.000, iniziamo a iscriverci, a fare, come dire, una comunità vera, per cui io mi iscrivo anche ai vostri canali, voi vi iscrivete ai canali degli altri, e questi canali vivono, no? Perché il futuro sarà veramente lì, io vi assicuro, ve lo ribadirò poi magari in un video che faremo apposito, però è veramente importante la presenza nei social, soprattutto su YouTube, perché la qualità dei contenuti di YouTube sta diventando molto alta, non è che ci siano soltanto... E dovete essere trovati, dovete far vedere che cosa fate, dove siete, quali sono le vostre capacità, e poi semplicemente per il piacere di fare le cose, insomma. Non trascurate i social, se non avete, ma direi non i social, direi in particolare YouTube, non i social, perché i social non è questo il punto. Noi siamo videomaker, YouTube è per noi una sorta di punto di riferimento. Oggi è YouTube, domani magari sarà un'altra piattaforma di qualità per il video. Per cui se non avete un vostro canale, pensateci seriamente, perché non posso dirvi che state sbagliando, senza voler essere troppo presuntuoso, però credetemi, dovete averlo come vetrina delle cose che fate, è importante, molto importante. Allora, Roberto, sì, tu devi sventrare completamente la Canon M50 e poi valutiamo insieme. Non c'è bisogno di passare alla GH5. Perché per le cose che devi fare tu in viaggio, in barca, soprattutto i tuoi video che ti servono anche per promuovere l'attività di Sirena Sailing, una macchina così portatile, veloce nell'autofocus, con caratteristiche importanti come la M50, secondo me è più adatta in questo momento, credimi. Non passare a GH5, perché nel tuo caso M50 può essere proprio perfetta. E poi valuteremo più avanti, Allora, Antonio Mazzuto, grazie di esserti iscritto al corso, ribadisco, grazie davvero, e spero che si unisca qualcun altro che sfrutti gli sconti di oggi, ma se no, insomma, già solo il fatto che siete qua a seguire la live mi fa molto piacere. Siete ancora 100, è già passata un'ora e venti, ok, vediamo se ci sono anche altre domande. Stefano Filippo, consigli dei libri per entrare nel mondo del videomaking? Allora, intanto ti chiedo, vai a fare una recensione positiva, perché ci sono due recensioni veramente negative, brutte sul mio manuale, che mi hanno lasciato così di M, no? Non capisco come mai, mi sembrano più incattivite che altro. Mandami una mail, Stefano, ti mando dei link, adesso così a memoria ti potrei suggerire 100.000 libri, però dunque
L'occhio del regista è un libro molto bello, Stefano. Se vuoi leggerlo, ti dà una visione interessante. E anche no, I Maestri della Luce, che non è nuovissimo, però interessante. Sì, Natalino, parleremo molto dello storytelling quest'anno perché sarà un tema. Sarà un tema. Trovare la motivazione giusta per raccontare e la tecnica di racconto sono chiave. Il contenuto rispetto all'attrezzatura vale, cioè se l'attrezzatura vale il 40 per 30%, 25%, il resto è contenuto. Il resto è contenuto. Noi dobbiamo avere uno strumento giusto perché ci segua. Però, Natalino, come tu hai ovviamente intuito, il contenuto è content is king, si dice, no? Ma per davvero, eh? Alessandro Paolone, GH5S o Blackmagic PC 4K, il prezzo è lo stesso. Oggi forse prenderei la GH5S, perché se no vado sulla 6K. Blackmagic è set, video musicali, parliamo di cose molto impostate, no? Non è una macchina da vlogger la Blackmagic, però ha fatto un lavorone loro, un lavoro strepitoso proprio, strepitoso, grande Blackmagic. Antonello Romagnoli, un saluto a te da Forte dei Marmi. Il fattore di crop non pregiudica la qualità dell'immagine. No. Luca Fasulo mi chiede: Manfrotto 128 giga? Ah, scusami, Luca. Non... Luca Fasulo ha scritto una cosa che però non riuscivo a capire. Sta facendo un suggerimento di andare a vedere quell'offerta. Di video, ciao Giuliano, mi dice, ciao di video, io non, ovviamente ti chiamo di video, ma come iscriversi ai corsi? Devi andare su questo sito che c'è qua, ma che forse è coperto, Vo Training, lo vedi adesso, lo metto qua vicino alla mia faccia. Vai sul sito e utilizzi però, mi raccomando, ti ho perso, Salvatore Mazzeo, mi raccomando usa il codice sconto che vedi qua, Giuliano20, Giuliano35, se no paghi a prezzo pieno, hai capito? Ricordatevi che se vi iscrivete da oggi in avanti, nei prossimi giorni, nei prossimi 2-3 giorni, con questo sconto qua facciamo anche una live riservata alle persone che si iscriveranno. Sì, facciamo anche editing, Domenico Valente, puoi rivedere le lezioni quando vuoi. Sì, le lezioni sono sempre disponibili. Le live le facciamo il lunedì e il giovedì. Sera, se però non ci sei, ci sono le lezioni, rimangono registrate le lezioni, per cui non ti preoccupare, non è nessun problema. In più hai il manuale che è gratuito per tutti quelli che si sono iscritti al corso e in più, guarda, ti dico, hai il vantaggio di avere intorno 100 persone, ragazzi e ragazze molto, molto, molto in gamba. Quindi non è soltanto il fatto che fai il corso, il fatto di essere in questo gruppo comunque dà tanto, perché lo scambio tra di voi è, io vedo anche qua nella chat, no? Banalmente, in questa chat io ho già visto dei suggerimenti di persone tra di voi che valgono tantissimo, no? Perché qualcuno dice io ho già iniziato. Uno inizia a fare video adesso, però legge il commento di uno. Tra l'altro, questa roba sarebbe bello che la facesse anche nei commenti dei miei video. Sentitevi liberi di intervenire. Se leggete qualcuno che fa una domanda, che chiede come si fa una certa cosa, non è che devo, io rispondo volentieri, rispondo quasi sempre. Però se ritenete di intervenire, perché talvolta io vedo dei suggerimenti da parte vostra che sono suggerimenti fantastici, precisi, no? Di gente che ha già fatto un percorso rispetto a gente che magari è all'inizio, quindi. Grazie Samar, mi fa molto piacere. Samar Korvash, giusto? Ok, sono contento. Ci vedremo in questa live unica che facciamo con voi nei prossimi giorni. Sì, ci sono molti principianti, Omar. Penso proprio che possa essere adatto. È un corso di livello
principianti e intermedio, quindi arriviamo, ci spingiamo molto avanti, però a 6.600 la vedo molto bene, molto bella. Se c'è il budget, può essere una macchina interessante. Io faccio un po' di difficoltà cioè secondo me su Sony possiamo andare direttamente su A7 III, perché adesso se esce, come deve uscire quella nuova, la S3, succederà qualcosa di interessante sul prezzo. Sul prezzo succederà qualcosa di interessante della 7.3, per cui valuterei se la A6600 è proprio la macchina che mi serve. Sicuramente è un'ottima macchina. Sony non sta sbagliando praticamente niente ultimamente, no, onestamente. Io ve lo dico perché non ho legami con nessuno, cioè non sono uno YouTuber che vive di quello, non faccio promozioni di nessun prodotto, per cui vi dico le cose giuste, le cose belle e le cose meno belle. Per esempio della 7.3 vi dico che mi piace tantissimo, mi sarebbe piaciuto di più se avesse avuto una stabilizzazione un po' più vera. Ha una stabilizzazione, ma non è quella della GH5. Allora, stavo leggendo Stefano Filippo che mi dice che ha 15 anni, bravissimo, c'è un'età per il corso o è libero? No, non c'è un'età, ma immagino che dovendo iscriverti con la carta di credito, mi raccomando, o con PayPal, chiedi l'autorizzazione dei tuoi genitori, Stefano. Assolutamente, chiedi l'autorizzazione, piuttosto se hai bisogno fammi chiamare, così se vuoi che spieghi io come funziona il corso, cioè tu sai come funziona il corso, ovviamente sei in grado di spiegarlo anche da solo, però tutta la mia disponibilità sei. Anzi, Stefano, fammi, se per caso ti iscrivi, fammelo notare, mi ricorderò il tuo nome, però magari ti aggiungo un'altra cosa, visto che hai 15 anni, mi farebbe piacere darti un extra bonus con qualcuno delle masterclass che abbiamo fatto, magari una delle masterclass te la regalo, mi farebbe piacere. Quindi, se per caso decidi di iscriverti, Stefano, fammi un fischio, così ti dico. Ti do un accesso extra a una masterclass di 5 ore sul tema dello storytelling che abbiamo fatto, per racconto. Le lenti più amate che ho usato, Manuel, sono le Voigtlander Nocton. Frazzo News, un'area ti consiglio di usare, dipende però da cosa devi girare. Diciamo che un'area dell'autofocus è molto infallibile. Il face detection anche, il tracking, se vuoi fare per esempio dei movimenti di camera, no? Ovviamente se tu usi il tracking su un oggetto te lo mantiene molto bene. Quindi l'autofocus dipende anche molto da che cosa devi riprendere. Ah, scusami, intendo principalmente per Talking Head. Io utilizzerei un'area. Poi sai che c'è anche quella funzione, adesso anche vedi questa cosa qua. Ci sono tante cose da dire sulla GH5. La GH5 con le lenti native in fuoco manuale, se voi schiacciate il focus point sullo schermo, il touchscreen, oppure questo pulsante dietro, lei vi va a cercare il fuoco, vi mette automaticamente a fuoco anche se siete in fuoco manuale. Vabbè, insomma, sono robe strepitose, che però sul Talking Head va benissimo. Quindi forse utilizzerei un'area. Con l'area centrale mettere a fuoco la persona e una volta che ha preso il fuoco la lascerai in manuale, così non c'è più nessun tipo di fluttuazione. Se fai una prova vedrai che se il volto te lo tiene bene, ma comunque vedi qualche pulsazione sullo sfondo, quindi se vai sul manuale per le interviste è meglio. Allora, Mauro hai acquistato il corso, Mauro Ingrosso, ti ringrazio. Allora, Mauro è lui, ha acquistato il corso, mi fa molto piacere. A7 III è full frame? Assolutamente sì. Non so se era una domanda, Alex. Marco Proietti, non sai cosa? Allora, la 5D Mark IV fa. A me piaceva un casino nel video. Però. Non so se andrei lì, tu dici per foto, nel senso che probabilmente tu hai un'esigenza professionale dal punto di vista della fotografia molto importante, perché mi citi due macchine che per il video non andrei più a prendere oggi, eh. Però per le fotografie sì, ovviamente.
5D Mark IV ha un file comunque fighissimo video, molto bello. Un po' la 1DX Mark II. Il colore per me è importante, dice Alessandro Nieto. Ti riferisci a... Se il colore per te è importante, dipende in che senso è importante. Canon M50, Alessandro, ha un colore molto fedele, ha una restituzione di colori molto fedele. E Fuji ha una timbrica particolarmente affascinante, devo dire. Però sia M50 che Fuji vanno bene, dipende un po' dal tuo budget. Fuji sta facendo delle belle macchine ultimamente, quindi dipende un po' dal budget. Però non caschi, io dico sempre questa cosa, caschi in piedi un po' con tutte e due, prenderesti comunque una bella macchina. Poi ti prepari bene il tuo set, se devi fare dei tutorial in interni, e sono più importanti le luci, sai? È molto importante che tu prenda delle luci giuste, perché vedi, io qua ho le mie lucine, bam, vediamo se riesco a farti vedere. Qua c'è una luce con il suo diffusore, là ci sono dietro, vedi le altre, Godox. Quindi per lo studio è molto importante il fattore luci. Anche con una macchina come la M50 tiri fuori delle robe strepitose. Se hai una lentina un po' giusta, le luci, sei a posto. Alessandro, non so se ti ho risposto. Sì. Questa funzione lavora anche con ottiche manuali, sta credendo Andrea Mauro. Penso che tu ti riferisca alla GH5. No, neanche con lenti non native. Funziona molto bene con le lenti native. Le masterclass sono dei focus che abbiamo fatto sul tema della composizione, sul tema dello storytelling e sul tema dello sviluppo progetto, come ci si approccia a sviluppare un progetto video. Le abbiamo fatte solo con i ragazzi dei corsi, erano però una cosa extra. Queste sono le masterclass. Però spero che verso fine giugno tutta questa roba possa essere, la troverete anche registrata. Ci saranno una serie di proposte che vi farò a giugno, spero entro fine giugno, che credo che vi piaceranno. Creeremo una membership, una serie di membership per cercare di essere ancora più vicini, diventare una specie di, non so come chiamarlo, come possiamo chiamarlo? Boh, dobbiamo decidere insieme, un videomaker clan, una tribù di videomaker, facciamo così. Per i video uso, ragazzi, io però forse devo andare via. Io per i video uso, allora, cioè, rispondo ancora due cose. Appena arrivata la M50, Andrea Ardi, grande, vedrai che ti diverti con quella macchinetta lì, fantastica. A mio parere, quali settaggi della GH5? C'è un mio video in cui spiego questa cosa. Vai a cercare il video. Tra l'altro vi dico, perché molti mi fanno delle domande, se voi siete su un canale YouTube, no? E andate, molti di voi lo sapranno questo, c'è una lente in basso quando siete sul canale di Giuliano Girelli, c'è una lente, se voi digitate una parola chiave lì dentro, cerca quel video solo dentro al canale, non lo cerca più su tutto lo scibile di YouTube. Quindi a My Little Memes, suggerirei di andare a cercare GH5 sul mio canale. Vedrai che uscirà un video con i settaggi della GH5, i migliori settaggi per la GH5. Poi se lì sotto mi scrivi, ti dico volentieri. Io per esempio utilizzerò di nuovo molto il CineLight D. Il vlog non è che mi faccia proprio impazzire come profilo colore. Poi naturalmente nei settaggi mettere, vabbè, non voglio dirvi della roba troppo tecnicone, però nel senso che vi faccio perdere poi tempo magari. 300 Mark II è una piccola M5, sto pensando di prendere il nuovo panel, il 309, però costerà, quindi non so. Sono belle le luci Aputure, sono molto molto belle. Le Godox sono le sorelle economiche della Aputure, ovviamente, quindi. La GH5 è la tua camera preferita? No, ma è la mia camera
Il cuore sì, nel senso che se avesse quelle due cosine che... Soprattutto l'autofocus per me è stato... Poi il colore si può aggiustare, però... Antonio G80 12628 25 1.7 35 102 Panasonic, vabbè. Perfetto Antonio. Tra la GH5S, scusami Alessandro, non ti ho risposto probabilmente. Penso che oggi sceglierei la GH5S, quindi perché vuoi fare delle cose non vlogging, non video di viaggio, non una macchina proprio tutto fare. Tra GH5S e Blackmagic 4K sceglierei GH5S. Se invece ho un po' di budget in più, vado sulla Blackmagic 6K oggi, eh. Però tra quelle due, per risponderti, GH5S, senz'altro. Sì, mi piace un po' di più. Ok, ragazzi, vi lascio a questo punto. Per quelli che si sono iscritti al corso, sappiate che potete ancora farlo. Lascio i due sconti fino a, diciamo, domani sera. Poi quando ho visto chi si è iscritto, vi scrivo direttamente. Facciamo un'ora insieme con le persone che si sono iscritte con questi codici di sconto qua. Un'ora live ci troviamo noi, così facciamo un piccolo settaggio per capire chi siete, eccetera. Dopodiché vi potete guardare, cioè dopodiché potete nel frattempo anche già guardarvi tutti le lezioni già fatte e seguire quelle successive. Se iniziassi ora a fare questo lavoro e il tuo budget fosse sotto i 1000 totali natalino, prenderei la M50, la Canon M50. Se mi parli di 1000 totali, ovviamente, 1000 totali vuol dire 1000 lenti, insomma. Prenderei una M50 e inizierei a tirar fuori dalla M50 tutto il meglio possibile. Alberto Albo. E se per caso non trovi lavoro, poi a un certo punto, se per caso vedi che non trovi lavoro, proprio che sei in difficoltà, me lo dici, magari una borsa di studio. Quanti anni hai, Alberto? Alberto Albo, scusami. Vediamo un po'. No, figurati Marco. Quello che so io e lo condivido. Poi Roberto. Ah, ok, no, perché vedevo nella fotografia un'immagine che mi sembravi molto molto giovane, quindi dicevo, sto cercando lavoro, pensavo che fossi dalla parte opposta, quindi no. È un momento un po' difficile, diciamo che è un momento particolarmente difficile. Ma grazie a voi, figurati. Allora, ragazzi, buona serata, buona nuova settimana. Speriamo che le cose inizino ad andare un po' meglio. Mi raccomando, tutti super cauti. Questo software nuovo, Ecamm, mi sembra che abbia funzionato abbastanza bene. Giusto? Ecamm si chiama, lo lascio così. Vediamo Danny, vediamo se possiamo fare questo strappo alla regola per allora. Sì, spero di ricordarmi. Mazza, la foto è di quest'anno, sembra un ragazzino in quella foto, Alberto Albo. Beato te, io ho 2 o 3 anni più di te, 2 anni più di te, ma sembro tuo nonno in confronto. Comunque, stai in collegamento perché secondo me settimana prossima, se le cose vanno un po' bene, magari qualche altro scontazzo pazzesco. Vediamo, vediamo. Allora, ragazzi, vi lascio perché mi si sta staccando la tonsilla, quindi non riesco più a rimanere collegato, anche volendo. Ci
Ci vediamo la prossima volta. Grazie per la partecipazione a tutti, siete sempre molto gentili e buon tutto e a presto. E per i nuovi che si sono iscritti al corso, ovviamente ci vediamo domani sera. Ricordatevi che domani sera c'è la vostra prima lezione. Ciao Enrico, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao.